rigore. Calcio di rigore per intervento di Ceccherini. Parte Quagliarella con il destro. Tiro, rete! La Sampdoria in vantaggio al 42esimo minuto. Fabio Quagliarella. Vlahovic, rete! Ha pareggiato la Fiorentina. Colpo fortunoso quello di Vlahovic. Pallone lungo per Verre che aggancia. Pallonetto! La palla in rete! La palla in rete! Ha segnato la Sampdoria che torna in vantaggio con Verre. Berardi litiga sul pallone, arriva De Frella, ancora Berardi, tiro, rete, vantaggio del Sassuolo. Attenzione, intervengo da Reggio Emilia, è stato assegnato un calcio di rigore in favore del Crotone. Il fischio di Pezzuto, partirà con il destro Simi, rincorsa rallentatore, poi tira e spiazza il portiere per il gol del pareggio del Crotone, che segnaliamo al terzo minuto. Calcio di rigore, Sassuolo 1 Crotone 1, gol di Simi, calcio di rigore, e quindi ci sarà rigore in favore del Sassuolo. Saltella Cordaz, parte Caputo con il destro, il tiro, rete! Aveva intuito Cordaz, ma il pallone angolatissimo si è insaccato. Al 12esimo minuto si è riportato in avvantaggio sul rigore il Sassuolo, gol di Caputo, Sassuolo 2 Crotone 1. Attenzione Monaco e Reggio Emilia che interviene, terzo gol del Sassuolo, ha segnato Caputo al minuto numero 39. Sassuolo 3, Crotone 1. Ancora Traoré, limite dell'area di rigore, lo scarico per Berardi. Adesso il Crotone è anche sulle gambe, il Sassuolo prova a insistere ancora e trova il gol del 4-1 con Locatelli. Disimpegno l'Udinese, Pedro al limite, destro, rete, la Roma in vantaggio. Esattamente al minuto 10 nel corso del secondo tempo, Pedrito riesce a mettere sotto l'incrocio dei pali un pallone di rara violenza e precisione che bacia l'incrocio alla sinistra dell'estremo difensore dell'Udinese Musso e si adagia alle spalle dell'incolpevole portiere della formazione friulana. Cambia il parziale al decimo minuto nel corso della ripresa della Dacia Arena di Udine e passata in vantaggio la Roma, ha segnato un gran gol Pedro. Si combatte adesso a centrocampo, il rilancio, attenzione, Muriel scatta, la posizione è per ora regolare, Muriel solo, tiro, rete, vedremo, si alza la bandierina e dà il gol. Pallone che spiove in aria, non esce Sportello, deviazione, rete! C'è il pareggio del Cagliari su azione d'angolo, colpo di testa di Godin. Ancora palla per Gomez, limite dell'area, conclusione, rete! Gomez, 28esimo minuto, la mette nell'angolo dove Cragno in tuffo non ci arriva. 28esimo, riporta in avvantaggio l'Atalanta, Gomez! Pasalic, Muriel, limite dell'aria, buco, Gosens al centro, Pasalic 3-1 per l'Atalanta, Pasalic al 36esimo, ancora la conclusione, siamo a 4-1 Zapata. Hernandez che va a servire, dico Giannis che si propone a sinistra, palla dentro, deviazione, gol! Ha segnato João Pedro. Lammers, area di rigore, decentrato, serie di finte, Lammers dal destro, tiro rete! Lammers segna il primo gol in Italia, Remo Lammers al 35esimo minuto nel corso della ripresa e sono 5-2. Il vantaggio del Parma, del Parma con Kurtic, Parma 1 Verona 0, Kurtic a voi. Il vantaggio dell'Inter, ti chiedo scusa Diego Carmignani, 30esimo esatto, Lautaro Martinez porta alla nostra destra, quella vicina alla curva sud, Lazio 0 Inter 1, Lautaro Martinez, tentativo di Milinkovic e Savic, cross interessante, lo stacco, il colpo di testa, il pallone in rete, Milinkovic e Savic, il pareggio adesso della Lazio. Scusa Scaramuzzino, c'è il vantaggio del Benevento al 21esimo minuto, passa in vantaggio il Benevento, dovrebbe essere Ionita l'autore del gol. Scusa Carmignani, c'è anche il pareggio della Bologna immediato, dunque al 23esimo, Benevento 1 Bologna 1. Al limite dell'area di rigore con i giocatori del Milan, che adesso è gol di Leao. Hernandez invece va con l'anticipo secco a trovare il pallone su Agudelo, area di rigore, Hernandez, conclusione, rete, grandissimo gol di Teo Hernandez. 31esimo, Milan 2 Spezia 0, e la rete, intanto altra rete del Milan con Leao,